È in gioco la sicurezza e la libertà dei cittadini in questi avvenimenti. Ho detto che il governo ha fatto l'uso, il più moderato possibile, dei suoi poteri. Ha subito e ha lasciato subire alle proprie forze delle perdite dolorose. Ma nessuno si illuda. Se la Repubblica e il regime libero del popolo italiano dovessero essere compromessi, il governo userà tutte le forze in suo potere per ristabilire l'ordine. Il discorso di Scelba è continuamente interrotto. Dai banchi della sinistra giungono proteste e insulti. Scelba entrò in aula con un pacco di fascicoli enorme e cominciò a leggere delle violenze che erano state fatte. All'inizio urlavano, ma Scelba aveva una tattica per cui non raramente alzava la voce. Quando lo interrompevano, ricominciava il periodo dall'inizio. Il Partito Comunista lancia accuse e chiede le dimissioni del governo. Ma quel dibattito, nonostante i toni violenti, è comunque una valvola di sfogo. Per fortuna in Parlamento ci fu un dibattito accesissimo, pieno di accuse sanguinose contro il governo. Fu una cassa di compensazione della violenza che serpeggiava dovunque. Mentre governo e opposizione si fronteggiano in Parlamento, dal Monte Amiata, in Toscana, giunge la notizia di un episodio gravissimo. Ci furono delle cose sconvolgenti in tutta Italia. La cosa più clamorosa, come sapete, fu Abbadia San Salvatore, che era un paese della Toscana rossa, dove ci fu proprio il popolo che prese nelle mani tutto quanto il paese e, insomma, come dire, quasi pensando che si fosse alle soglie della rivoluzione. In Toscana, sulla Miata, si combatte per quasi due giorni attorno ad una centrale telefonica che assicura il collegamento tra il sud e il nord d'Italia. L'obiettivo dei manifestanti è di interrompere le comunicazioni e spezzare in due il paese. La zona è presidiata dalle forze dell'ordine, ma alcuni rivoltosi appostati sulla strada che porta al monte bloccano un automezzo con a bordo due poliziotti. Vennero presi e uno venne ucciso quasi subito. Un altro venne sequestrato e venne ritrovato poi morto, accoltellato e ammazzato. I rivoltosi della Miata compiono atti sanguinosi sognando la rivoluzione. Non sono i soli. A Venezia la folla in rivolta devasta la sede della RAI. Ad Arezzo i manifestanti assaltano il carcere per liberare i detenuti. A Piombino un comitato cittadino assume il controllo della città. E la rivolta popolare, sia pure in misura minore, si estende anche al sud. Ma i progetti insurrezionali non trovano il consenso del Partito Comunista. A bloccare le fughe in avanti sono arrivati fin dai primi minuti gli appelli alla calma del PC. Si diffonde una voce. Palmiro Togliatti, immediatamente dopo l'attentato, si sarebbe raccomandato con un filo di voce. Non perdete la testa, avrebbe detto il migliore. Togliatti viene preso e salendo sulla lettiga, così via, dice quelle parole che contenevano chiaramente un'indicazione politica. Non perdete la testa, che era come dire, badate che il compito non è fare la rivoluzione in questo momento. Sembrava molto chiaro. Il gruppo dirigente del nostro partito fu un gruppo dirigente che invece non perse la testa, e cioè seguì quel consiglio che Togliatti, mentre i compagni Longo, Secchia, Taglietta, Mendola, altri compagni si stringevano intorno a lui, che veniva portato morente quasi in barella al policlinico, seguirono il consiglio che aveva loro dato: non perdete la testa. A me sembra molto difficile che quella frase possa essere stata detta. È molto improbabile che un uomo con una pallottola nei polmoni, una pallottola sulla nuca, benché schiacciata e non entrata nel cervello, però comunque con una pallottola in testa e un terzo colpo che gli è andato addosso, sia in grado di dire non perdete la testa. Però il fatto che il partito decida di utilizzare questa frase ha un senso politico, e comunque questa frase diventa la linea del partito. La linea del partito è chiara: niente follie, nessun attacco ai simboli dell'ordine e della democrazia. Togliatti, dicono, è contrario. Tutti nel PC concordano sulla necessità di placare gli animi. Gli organismi del partito si sono riuniti più volte in queste ore convulse, trovando un'intesa all'unanimità. Io non mi ricordo che ci fosse un dissenso su questa scelta. Anzi, fu presa la decisione circa la durata dello sciopero. E fu deciso che lo sciopero sarebbe durato 48 ore. Era chiara l'indicazione
che con questa si voleva dare alle masse: protestate, manifestate, lottate, però non è scattata l'ora dell'assalto al potere. Intanto le condizioni di Togliatti migliorano. Il segretario, appena uscito dall'anestesia, ripete il suo invito alla calma. Era sempre sotto ossigeno terapia. Bastava togliere un po' di ossigeno e diventava scuro. Ma con fili di voce lui parlava, voleva essere informato, io informavo di tutto, piano piano, lentamente, perché voleva sapere. E quando gli disse che c'erano questi movimenti, mi disse: scellerati, che non facciano fesserie. E Togliatti forse aveva davvero ragione a preoccuparsi che la situazione potesse degenerare. Nuovi documenti inediti scovati solo qualche mese fa all'archivio di Stato sembrano infatti confermare questi timori. Secondo questi documenti, il 15 luglio del 48 Scelba propone a De Gasperi di instaurare lo stato di polizia per fronteggiare i disordini. Un particolare rivelato dalla pubblicazione dei verbali di quella riunione. A Palazzo Chigi, nel corso di una lunghissima e burrascosa seduta del Consiglio dei Ministri, Scelba propone di dichiarare lo stato di pericolo nazionale, che avrebbe consentito di affidare ogni potere alla polizia. Lo stato di pericolo nazionale prevedeva la possibilità, per esempio in alcune città come Genova, che prevedeva la possibilità che l'autorità passasse dai prefetti, quindi dall'autorità civile, ai militari. Scelba infatti nel corso della seduta a un certo punto parla di questa possibilità, ma De Gasperi la esclude subito, dice no, i militari non conoscono la situazione politica, non possono in una situazione di questo genere sostituirsi ai prefetti, è bene che le cose restino come stanno. La proposta di Scelba non piace a De Gasperi, anche perché il presidente ha incontrato il carismatico leader della CGIL, Giuseppe Di Vittorio, ricevendone segnali rassicuranti. I lavoratori rientreranno nei ranghi, non ci saranno altre azioni di forza. Con il passare delle ore, la linea del PC prevale. Non perdete la testa diventa un passaparola. I manifestanti vengono ricondotti alla ragione. Nel pomeriggio del 16 luglio, il clima di rivolta si è ormai placato. Il 17 luglio la vita riprende a scorrere normalmente. Il 19 luglio Palmiro Togliatti è ormai fuori pericolo e rivolge al paese parole tranquillizzanti. Le mie forze non sono ancora molto grandi, però sono fuori pericolo e assicuro tutti i compagni che a suo tempo saprò essere di nuovo al mio posto di lavoro. Quello su cui credo sia giusto porre l'attenzione è la capacità di un uomo che sta forse per defungere, di fermare la reazione prevedibile dei suoi. Quindi uno che in un punto così quasi di non ritorno dice calma. Togliatti si avvia alla piena guarigione. I rivoltosi, gli scioperanti, tornano al loro posto di lavoro. La guerra civile è scongiurata. Ma gli scontri hanno comunque lasciato un segno. Il bilancio delle vittime è molto pesante. Le rivolte scoppiate in tutta Italia hanno causato 30 morti, 800 feriti, 7.000 arresti. Pallante ammette subito le sue colpe, ma afferma di aver agito da solo. E dopo una rapida indagine verrà riconosciuto unico responsabile dell'attentato. Condannato in prima assise a 13 anni. In corte d'appello mi fu portata a 7 anni e poi la Cassazione, per motivi particolari di valore morale e sociale e per motivi politici, me la ridusse a 4 anni. Tutti i particolari, li dico da magistrato, non presentavano certo né un eroe risorgimentale che salvava la patria dal capo del comunismo, né niente di tutte queste cose. Un po' di infatuazione è un gesto pesantemente irresponsabile. Il 14 luglio ha alimentato supposizioni e illazioni. In tanti hanno ipotizzato trame oscure ordite da forze anticomuniste, ma la tesi del complotto non ha mai trovato riscontri. Se avessi avuto un complice, se qualcuno avesse insinuato in me l'idea che ho nutrito, a distanza di tempo si sarebbe potuto ben scoprire. Antonio Pallante sarà pienamente riabilitato. Non avrà mai più problemi con la giustizia. Eppure il suo